Buonasera a tutti quanti, vi do il benvenuti a questa videoanalisi del 30 ottobre 2016 per quanto riguarda la settimana di trading, appunto, che va da il 30, praticamente da domani, che è il 1° di ottobre, fino al 5 di ottobre 2016. Per chi non mi conosce, io sono Paolo Peisino, sono il fondatore del tradingpertutti.com. Partiamo come sempre con il disclaimer. Gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Veniamo però subito al calendario economico. Intanto approfitto per salutare il Giampiero, il Cosimo e il Maurice. Quindi, calendario economico per quanto riguarda la settimana, ho filtrato tutti gli eventi, se non quelli proprio i più importanti. Abbiamo l'indice prezzo al consumo per quanto riguarda l'euro nella giornata di domani. Abbiamo l'annuncio del tasso di interesse per la giornata di martedì sull'australiano, con relative chiaramente poi dichiarazioni da parte del presidente della Banca Centrale Australiana. Poi abbiamo lo stesso giorno il rapporto, scusatemi, il rilascio del tasso di interesse per quanto riguarda il Giappone, ok? Quindi poi anche ovviamente la conferenza stampa per quanto riguarda la banca centrale giapponese, l'indice dei direttori degli acquisti per la sterlina, il PIL mensile per il canadese, l'indice SIM per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America e poi il discorso del governatore della banca centrale Paulos. Vi ricordo il disastro che ha provocato venerdì, ok? Quando venerdì praticamente c'è stato, no, o giovedì, adesso bene non mi ricordo più, vi chiedo scusa, c'è stato il rilascio praticamente del discorso del governatore dopo il tasso di interesse sul canadese, con il no, scusatemi, il rilascio del discorso del governatore della Banca Centrale Canadese con prese di direzione da parte del mercato, poi immediatamente smentita, veramente una presa in giro di quelle incredibili da parte e anche una figuraccia del governatore della Banca Centrale. Il mercato ha pagato lo scotto e ha invertito clamorosamente. Poi abbiamo alle 22:45 la variazione nel livello di occupazione per quanto riguarda Nuova Zelanda, sempre per la giornata di martedì, giornata di mercoledì, indice dei direttori degli acquisti per quanto riguarda la zona euro con la Germania e soprattutto la variazione dell'occupazione in Germania. Idem, stessa notizia per le scusatemi, il Regno Unito, indice dei direttori agli acquisti, e poi tutto il pomeriggio incentrato sugli Stati Uniti d'America, con naturalmente la variazione dell'occupazione non agricola, scorte di petrolio greggio, decisioni della FOMC e l'annuncio del tasso di interessi della Federal Reserve. Probabilmente rimarranno invariati perché comunque 6 giorni dopo ci saranno le elezioni americane e quindi probabilmente se ne parlerà poi a dicembre di un'eventualità di aumento del tasso di interesse. Sicuramente qua ci sarà volatilità e speculazione a non finire in questa giornata, quindi sarà praticamente la prima settimana del mese di novembre. Per quanto riguarda un medio termine, direi meglio non fare trading, soprattutto il dollaro. Io ho già suggerito a chi partecipa al mio programma di non tradare nel medio termine il dollaro per tutta la settimana, fin dopo le elezioni americane, per evitare di trovarsi magari con 50 pip di guadagno e in un secondo, 2 secondi, trovarsi a meno 100. Per via di qualche dichiarazione di qualche membro FOMC oppure di qualche notizia come quella di venerdì che ha invertito completamente i mercati alle 9:30 di sera, 1 ora dalla chiusura, sia sì, no, nei mercati. Mi riferisco alla notizia della nuova indagine da parte dell'FBI sulla Clinton candidata alle presidenziali al ruolo di presidente degli Stati Uniti. Per la giornata di giovedì, beh, festa in Giappone, quindi ci sarà la nottata del mercato asiatico ancora più piatta di quella che già è. Indice dei direttori degli acquisti del settore servizi per la sterlina, rapporto della BOE, ma soprattutto l'annuncio poi del tasso di interesse, quindi con il rapporto della BOE ci sarà grande volatilità sulla sterlina. Vedremo se ci sarà un ulteriore affossamento da parte del mercato, appunto, della sterlina. Verbale dell'incontro dell'MPC e l'indice SIM anche per quanto riguarda sempre gli Stati Uniti, però nel pomeriggio. Venerdì avremo vendita al dettaglio per l'australiano, discorso del governatore della Banca Centrale Canadese, quindi anche qua
movimenti a tutto andare sul canadese di sicuro, e poi non fan payroll nel pomeriggio, che saranno sicuramente i market mover della giornata, con il tasso di disoccupazione per quanto riguarda appunto gli Stati Uniti. Idem nel pomeriggio per il canadese, variazione del livello di occupazione, quindi settimana ricchissima di eventi macroeconomici che creano sicuramente dei grossi scostamenti sul mercato. Programma trader, velocemente il diario, poi passiamo subito all'analisi, sempre fermi a 69,88%, quindi le operazioni non sono cambiate sostanzialmente. In questo momento siamo short di Audicade, con in questo momento purtroppo un loss di 40 pip, dopo aver fatto tutta la giornata scorsa di venerdì in profitto. La notizia serale della Iena ha provocato l'inversione di rotta istantanea per quanto riguarda il canadese, e chi se lo immaginava che per l'ennesima volta saremmo stati traditi. Abbiamo uno stop molto ampio, comunque saremmo stati traditi da una news sparata così sostanzialmente all'ultimo momento, e inaspettata soprattutto. E poi siamo long di euro yen con 60 pip e oltre di guadagno, ormai già messo a break even, quindi operazione che non provoca nessun tipo di problema. Vi invito come sempre a cliccare sul pollice su, quindi su mi piace. Ringrazio come sempre i tre, ne manca uno, è un po' che non lo vedo, sono fortemente preoccupato che a prescindere mettono il non mi piace, però sono tutti i giorni, tutte le domeniche sere a seguire la mia analisi, quindi un po' forse il controsenso, ma è il bello anche di questo lavoro. Intanto do il benvenuto a tutti quanti, anche al Salvatore, al Fernando, al Maci e al David, e vi do il benvenuto. Passiamo alla nostra analisi, euro-dollaro. Beh, allora, non è cambiato niente, nel senso che l'euro-dollaro continua a essere contenuto in questa, ok, aspettiamo la lavagna, in questa fase di range che è iniziata ad aprile del 2015, non ha mai mollato, il prezzo sostanzialmente era chiuso in circa 500 pip, quindi da 1,1383 a 1,0809, quindi davvero molto compresso il prezzo per euro-dollaro. I livelli daily sono gli stessi identici della settimana scorsa, non è cambiato assolutamente nulla, nel senso che io, allora innanzitutto no trading per quanto riguarda il daily, a mio avviso, su tutto ciò che contiene dollaro, ok? Per fino all'8 quantomeno, quando ci saranno le elezioni, quindi una settimana non si parla di tanto. Io preferisco non fare trading che fare trading, lanciare la monetina e poi sperare che le notizie vadano dalla mia, visto che ogni volta che esce una news particolare io sono sempre perennemente colpito dalla news, quelle parlo a tradimento che non sono segnalate eventi, tanto vale rimanermene fuori, perché mi aspetto comunque ulteriore manipolazione del mercato riguardante chiaramente il dollaro nel modo più assoluto. Poi io sono il re dei complottisti, da questo punto di vista sono sicuro che non ci sia nulla di pulito, sempre più sporco e lavorato in maniera appunto non corretta il mercato, quindi me ne sto ben alla guardia. Comunque veniamo noi, se no tra mezz'ora sono ancora qui che parlo e non ho detto niente. Direi che un bel livello potrebbe essere quello di attendere 1,1049 per cercare posizione al ribasso, quindi continuare a essere convinti dal punto di vista di analisi tecnica che il mercato possa ancora scendere, andare a ritestare i minimi lo vediamo qua, di marzo 2016. Quindi io sarei propenso per posizione al ribasso con il retest di 1,1049, lo vedete qua il livello, scusate mi ha assolto la lavagna, non l'ho settata, quindi 1,1049 è il livello per uno short, tenuta in questo caso 1,1049, perfetto, anzi devo andare a metterlo di qua. E invece per quanto riguarda eventualmente posizioni al rialzo, naturalmente le potremo cercare sempre sullo stesso livello che appunto è 1,1049, in questo caso aspettare una rottura, un retest, e allora poter andare a cercare posizioni al rialzo sullo stesso livello. In realtà uno short ci starebbe anche come livello da poter attenzionare, con una rottura di 1,0907. Qui secondo me è un'area che possiamo assolutamente attenzionare per una eventuale decisione ribassista, anche se avremo poco spazio dal punto di vista del rapporto rischio-rendimento, perché vedete che di spazio c'è davvero poco da poter lavorare. Benvenuto intanto anche Enrico. Andiamo a vedere USD CAD. USD CAD si sta avvicinando a un livello molto importante, che è il livello di 1,34 e 55. Per gli amanti
dei pattern grafici e di prezzo, direi che qui siamo praticamente su un test e spalle. Cambiamo colore, potremmo individuarlo in questa maniera. Contiamo questo, quindi potremmo assistere poi anche a un eventualmente a un'inversione da parte del prezzo. Comunque è corretto dare quelli che sono i livelli, a mio avviso, importanti. Io sarei propenso a cercare posizioni a rialzo, perché no, con una rottura di 1.3455, naturalmente retest da parte del mercato. Posizioni a ribasso non le andrei a valutare assolutamente, se non dopo una rottura di 1.3252. Occhio però a tutti i vari discorsi del governatore, perché ci sarà veramente da ridere anche per il canadese, per il dollaro USD/Yen. USD/Yen sembrava avere rotto il livello di 104.41, però non si vede già bene che quello che stiamo vedendo ci può anticipare anche la possibilità, a mio avviso concreta, di vedere il prezzo rientrare all'interno di questo rettangolo di lateralità e viaggiare qua dentro, anche perché vi ricordo che abbiamo tassi di interesse USA e tassi di interesse giapponesi, quindi ci sta che il prezzo rimanga a ballare praticamente fino a quando non ci sarà l'uscita dei dati. Quindi direi operazioni al ribasso si potrebbero valutare dopo una rottura di 104.41. Sapete che io sono uno di quelli che prediligo ad aspettare il retest e cercare posizioni a ribasso, anche in intraday, dove questo mese siamo andati comunque bene. Tendenzialmente faccio poche operazioni perché aspetto che ci sia un retest da parte del mercato prima di entrare, almeno la maggior parte delle volte mi comporto in questa maniera. Per chi magari mi segue per la prima volta, vi invito a provare a lavorare in questa maniera, grafico completamente pulito senza niente, ok, perfettamente pulito, soltanto supporto e resistenza e trend line. Poi in realtà lavoro molto con l'analisi ciclica, ovviamente probabilmente qualcuno di voi ha visto le analisi che ho postato su Facebook, ha visto le analisi sul mio blog, le ha viste magari anche su TradingView, dove pubblico tutti i giorni, siamo in prima pagina a pubblicare quelle che sono le mie idee di trading utilizzando prettamente l'analisi ciclica. Però è già sufficiente con le trend line, supporto e resistenze, identificare movimenti di prezzo. L'importante è tenere lo zoom tutto ridotto e non andare a cercare, che a volte mi viene da sorridere, il pattern, quindi lavorando con uno schermo zoomato in questa maniera, o peggio ancora con il cellulare, dove la visuale praticamente di trading è questa qui, 7-8 barre, che sinceramente non si fa trading in questa maniera, quantomeno per la mia esperienza. Quindi per quanto riguarda USDN, il livello di short lo abbiamo già evidenziato, un livello di long lo potremmo sicuramente cercare, con la tenuta dello stesso livello su cui ci troviamo adesso, che è appunto 104.41. In questo caso i livelli sono veramente identici, perché il prezzo è proprio sulla resistenza che è andato a sfondare, quindi quella che componeva praticamente il lato superiore del rettangolo di lateralità, e quindi questo è il livello su cui si gioca sostanzialmente tutto il movimento da parte dei prezzi. GBP/USD, anche lui dopo la discesa delle scorse settimane è andato a infilarsi nell'ennesima lateralità da parte del mercato, quindi direi che le posizioni da poter prendere saranno al ribasso. Occhio ai tassi di interesse, mi raccomando, con una rottura di quando mi trovo in queste situazioni sono sempre un po' titubante. Allora, il primo livello utile è sicuramente 1.20 e 73, lo vediamo qua, facile da vedere, sono gli stessi praticamente livelli della settimana scorsa, non è cambiato niente. 1.2073 per uno short, in realtà ne avremo poi un altro da poter valutare come livello, che è la rottura di 1.18.64. Mi raccomando, per cercare di avere un rischio di rendimento favorevole, sempre aspettare la rottura e il retest, in modo tale che poi subito sopra, eventualmente alla resistenza, in questo caso si potrà andare a posizionare lo stop loss, quindi uno stop loss stretto e un take profit possibilmente più ampio fino al raggiungimento del livello naturalmente successivo. Mi sentite? Sì? Mi date conferma di sentirmi? Per favore? Invece per quanto riguarda il segnale a rialzo, beh, aspetterei comunque una rottura con retest obbligatoria di 1.2440. Dico obbligatoria perché rischio enorme quello di comprare sterlino naturalmente in questo momento, 1.24 e 39, che poi sarebbe anche 1.40. Per quanto riguarda invece il GBP CAD,
grazie Cosimo che mi hai detto che si sente, per quanto riguarda GBP CAD, anche GBP CAD è una situazione un po' di lateralità, però sicuramente più interessante quello che si manifesta, che è quello che vediamo qui, quindi siamo in una fase sicuramente ribassista, quindi direi di andare a cercare eventualmente condizioni di ribasso al di sotto di 1,61,97. Ragazzi, vi invito a cliccare il mi piace, per favore, scorrete il mouse giù e andate a cliccare sul pollicione. Grazie mille, mi piacerebbe vedere lo stesso numero di spettatori con lo stesso numero di mi piace. Non credo che sia così faticoso e di chiedere chissà che cosa. 1,61,97, ok, per quanto riguarda posizioni di ribasso con naturalmente il retest, ok, rottura retest del prezzo prima di prendere eventualmente decisioni operative. Invece dei long, a mio avviso, si potrebbero venire a creare condizioni corrette con la rottura di 1,66, non prima, 1,66 retest e prese di posizioni eventualmente a rialzo o ricerca di prese di posizioni a rialzo, ovviamente. Per quanto riguarda invece euro-yen, niente, vedo che proprio non mi interessa cliccare, grazie lo stesso. Per quanto riguarda invece euro-yen, fase di lateralità, quindi direi posizione a ribasso con la rottura di 112,30, quindi ribasso, scusatemi, mi si è sballato il file Excel, rottura di 112,30 per posizioni a ribasso, naturalmente con retest del prezzo per essere più tranquilli, posizioni a rialzo le andrei a valutare con una rottura di 116,42. Ovviamente poi il take profit e stop loss, quelli sono a vostra discrezione e decisione, il come piazzarli, dove piazzarli, ovviamente li riservo a chi frequenta il programma trader, anche per cercare di determinare il punto giusto dove uscire da un'operazione in profitto e anche quello più corretto dove andare a inserire poi ovviamente uno stop loss, sperando e cercando che il mercato non vada per forza fino a dove andiamo a inserire gli stop loss a prenderci. In realtà potremmo cercare posizione al ribasso, al rialzo, anche sul livello in cui ci troviamo adesso, vedete quindi questo livello qua che è 114,79, per quale motivo? Perché potremmo aspettare una rottura al ribasso, un retest di 114,79, andare quindi a prendere poi posizioni ribassiste, oppure al contrario aspettare una rottura che in parte si sta già verificando adesso per quanto riguarda il long, quindi rottura e retest di 114,79. Grazie mille Cosimo. E Cosimo sta partecipando al mio programma, quindi apprezza l'impegno che ci metto e quello che do. Grazie ragazzi che l'avete messo, vi ringrazio, l'impegno che ci metto. Allora, invece per quanto riguarda GBP Yen, come tutto quello che è sterlina, è vergognoso, possiamo dirlo, guardate che roba allucinante, è praticamente una lateralità dentro a un'altra lateralità, quindi direi ergo intradabile questo cambio, non vado a lavorare all'interno di sì e no 100 pip di canali di lateralità con candele che sono appunto da 100 pip, quindi ha poco senso fare una cosa del genere, quindi direi di aspettare sostanzialmente gli stessi livelli della settimana scorsa che non sono stati minimamente sfiorati e quindi andare praticamente a cercare posizioni a ribasso, condizioni a ribasso con la rottura di 125,17, invece andare a cercare posizioni rialziste con tutto il rischio del caso, perché comunque è evidente che siamo in una fase di ribasso, andare eventualmente a cercare posizioni a rialzo con la rottura di 129,13, quindi 129,13, giusto per una cosa mia, ok, poi andrò a fare una ciclica anche qua sopra. Allora, per quanto riguarda euro GBP, come vi dicevo, noi siamo long di euro di GBP, vi chiedo scusa, e mi aspettavo che il prezzo arrivasse direttamente qua, invece adesso ci sta facendo uno scherzetto, sta tornando indietro, in questo momento abbiamo 60 pip, 58 per la precisione, pip di guadagno, su questo livello abbiamo il take profit, quindi potremmo portare a casa già
su questo livello, vedremo se ci arriverà, ma siamo a pari comunque, quindi problemi non ce ne sono. Direi che posizioni a rialzo si potrebbero andare a cercare, ma occhio al tasso di interessi, ok, dell'euro, si potrebbero andare a cercare con una rottura di 0,90 e 78 sul retest, questo potrebbe essere un bel livello dove cercare configurazioni a rialzo, quindi 0,90 e 78, e posizioni ribassiste, ci sono, vedete, troppi livelli uno attaccato all'altro, sono veramente tanti, uno appiccicato all'altro, però diamo una pulita, va, perché secondo me sono livelli talmente vecchi che possiamo escluderne qualcuno. Ci mettiamo un po' più così, deve vedere un po' più grafico, allora sicuramente uno qui, così come uno lo metterei qua, uno lo metterei qua, e sì, questo qui anche ha bloccato tutto quanto, però per il resto direi che possiamo rimanere puliti. Qui in realtà lo possiamo considerare un falso breakout, sì, 50 pip direi di sì. Quindi in realtà, visto adesso, dopo una bella pulita, ed è un'altra cosa che vi esorto a fare, analisi a grafici puliti, se no si viene ingannati da vecchi studi e quindi non si ha più l'obiettività che è indispensabile nel trading per poter, chiaramente secondo la mia esperienza, il mio trading, per poter lavorare. Quindi confermo la possibilità di cercare posizioni a rialzo, posizioni a ribasso, è evidente che non le andrei a cercare nel modo più assoluto fino alla rottura di 0,8820, anche se avremo comunque poco spazio per poter lavorare. 0,8820, ok, scusatemi che avevo sbagliato a scrivere. Vedete che abbiamo veramente poco spazio per poter lavorare, il problema grande rimane al rapporto rischio rendimento, anche se in realtà con il livello superiore ci staremo lo stesso. New Zealand USD, diamo una pulita anche a New Zealand USD per avere qualcosa di un po' più chiaro, ho sbagliato, ok, ci piazziamo qui e ci piazziamo qui, perfetto. Ok, direi che è abbastanza semplice quello che stiamo vedendo. Posizioni rialziste, un po' rischioso, perché comunque è vero che qui il trend di fondo è al rialzo, quindi ci potrebbe anche, perché no, stare, e questa essere un ritracciamento di tutta questa salita. Quindi in questo caso partiamo dalle posizioni short, che non valuterei nel modo più assoluto se non dopo la rottura di 0,70 e 35 e il suo retest. Siamo un po' lontani dal livello eventualmente 0,70 e 35 per poter cercare delle posizioni al ribasso, anche se in realtà potremmo cercarne qualcuna con le varie rotture delle trend line, ma non avremo poi il rapporto rischio rendimento corretto, perché posizionamento dello stop loss diventerebbe un po' problematico, anzi molto problematico, perché ce l'avremmo troppo lontano. Posizione a rialzo ovviamente le potremmo valutare con una rottura di 0,71 e 79, e su questo livello andare a cercare configurazioni idonee a un rialzo, 0,71 e 79 per quanto riguarda invece posizioni rialziste. Ok, andiamo a vedere adesso AUD/USD, direi che è abbastanza evidente, mercato imballato completamente all'interno di 200 pip con candele da 150 pip, quindi inlavorabile completamente AUD e USD, tassi di interesse tra l'altro su entrambi i cambi, quindi tanta tanta attenzione, e i livelli rimangono gli stessi della settimana scorsa, né più né meno che posizione eventualmente lunga, quindi a rialzo con una rottura di 0,77 e 72, naturalmente al retest mi raccomando, 0,77 e 72, è davvero un'analisi semplice quella che si può fare, evitando di avere tutti gli oscillatori, gli indicatori, me lo sentirete dire fino a quando farò queste analisi, che non servono, servono a togliere quella che è la vostra idea che vi fate guardando un grafico, quindi mettono in dubbio il vostro trading, e se è un indicatore che mette in dubbio il vostro trading vuol dire che c'è da rifare tutto quello che sono, cioè vostro inteso nostro, bisogna rifare tutto quello che sono i nostri studi. Se l'indicatore mette in dubbio quello che dice il mercato, che è l'unica cosa in diretta. 0,75 invece 23 è il livello su cui cercherei configurazioni al ribasso. Piuttosto davvero studiate l'analisi ciclica, che per dire in questo grafico si vede in maniera netta la precisione dei cicli, sia al ribasso che al rialzo, che li possiamo vedere in maniera netta su AUD/USD,
ricordiamoci, per chi di voi ragazzi è presente stasera del corso, di guardarlo già domani, anche se c'è purtroppo il dollaro, quindi per noi sarà un po' problematico, quantomeno per me il mio consiglio è di tradare quello che è dollaro, però qui è evidente la ciclicità del mercato. New Zealand CAD, per quanto riguarda New Zealand CAD, beh, sembrerebbe che il mercato voglia continuare la sua fase di rialzo, ok? Salita, ritracciamento, piccino e rialzo. Io rimarrei un po' in campana perché ci sono troppi livelli, proviamo a dare una pulita e vedere se riusciamo a tirare fuori qualcosa di migliore. Siamo sicuramente su una resistenza importantissima, la prima che abbiamo qui che è 0,9617 e poi abbiamo successivamente l'altra che sarà 0,9734 con in mezzo allucinante un altro livello di resistenza che è 0,9654, quindi è una bella area spessa, 120 pip, neanche esagerato, dove sostanzialmente non bisogna nel modo più assoluto operare. Qua bisognerà capire che cosa vorrà fare il mercato, se vorrà andare a prendere ulteriori nuovi massimi di sempre, o quantomeno di sempre, quello che io ho visibile sulla mia piattaforma, seppure cercheranno una fase di ribasso per quanto riguarda il dollaro neozelandese su il dollaro canadese. Andiamo a tracciare qualche trend line giusto per avere qualche raffronto con la direzione del prezzo e poi tutti i supporti di resistenza, che ne è pieno, perché è pieno di ombre sto grafico, quindi questo mercato intradabile, davvero completamente intradabile. Visto i livelli su cui siamo, ovviamente non andrò a prendere posizioni long perché sono troppi pochi pip da poter operare e andrò a valutare solo esclusivamente eventualmente delle short su questi livelli. Quindi sul livello di 0,9734 a me piace l'idea di andare a cercare delle possibilità di rimbalzo, 0,9734 ribassiste, con tra l'altro un rapporto rischio-rendimento interessante, perché avremmo comunque da poter lavorare, secondo me, tranquillamente fino al livello di 0,9552, anche se comunque posizioni short le potremmo andare a cercare anche già con la rottura di 0,9480, si parla poi di un centinaio di pip, quindi 0,9480 potrebbe essere un altro livello buono per cercare operazioni al ribasso. Invece, come vi dicevo, non considero assolutamente posizioni al rialzo. Per quanto riguarda Euro New Zealand, lateralone anche lui, beh, però posizioni corte si potranno quindi di ribasso andare a cercare, a mio avviso con la rottura di 1,5025, quindi questo potrebbe essere un buon livello dove cercare configurazioni ribassiste, così come invece ne potremmo anche cercare con la tenuta del livello di 1,53,38, quindi in caso di, che non so, falso breakout oppure tenuta diretta, si potranno andare a cercare configurazioni al ribasso con la tenuta di 1,53,83. Posizioni invece rialziste e potremmo andare a valutare, a mio avviso, solo con la rottura di 1,55,29 il suo retest, e qui cercare configurazioni al rialzo 1,55,29. Okay. USDCHF, laterale anche lui, beh, però è evidente quello che vediamo, posizioni a ribasso le potremmo cercare con la rottura di 0,98,35, quindi 0,98,35, andare a lavorare un'eventuale continuazione da parte del dollaro sul franco svizzero di lateralità sostanzialmente, quindi andare a vedere estendersi ancora di più. Vediamo se riusciamo a selezionare questo rettangolo di lateralità molto molto ampio, perché ha un'ampiezza di 400 pip che è iniziato sostanzialmente, anzi lo farei partire anche qua, che è iniziato il 4 di maggio 2016 e si sta perdurando, si dice, ancora adesso. In realtà posizione long le potremmo comunque valutare con una rottura di 0,99,57, però fate attenzione a quello che si vede bene anche qua, alle false rotture, quindi a una rottura e poi a un immediato rientro nel canale di lateralità, che vorrebbe dire stop loss. Ah, mi raccomando, stop loss sempre, ok? Non tanto il mercato, prima o poi gira anche qua. Il mercato prima o poi ha girato, ha iniziato a allungare il 14 ottobre 2015, ha finito il 30 novembre 2015 e si è fatto
nove figure, praticamente 900 pip. Sfido chiunque a non aver completamente bruciato un conto senza stop loss short, magari su un'altra data del genere, perché ci sarà stato ben qualcuno che magari è andato anche short, ok? Audi CAD, puliamo perché non si capisce nulla. Anche questo è un cambio che non mi piace, perché è pieno di ombra, quindi sono mie nemiche le ombre, perché diventa problematico e complicato tracciare livelli di supporto e resistenza, perché il mercato può sempre andare a prendere l'ombra prima e buttarci fuori, anziché magari questa, andare a prendere questa e buttarci fuori. Quindi è difficile tracciare livelli di supporto e resistenza. Ci andiamo a tracciare, così come spiegato nei miei vari webinar gratuiti che trovate tra l'altro sul mio blog, andate poi sul blog e mettete risorse gratuite, sono un po' disordinati, ma ci sono tutti i webinar che ho fatto gratis, webinar da durata di mezz'ora, un'ora, quindi non il patterino da 5 minuti, ok? Dove spiego bene come utilizzare i livelli di supporto e resistenza, secondo chiaramente la mia esperienza. Io mi baso sempre su quella che è la mia esperienza, non solo ripetendo ciò che è scritto sui libri, che sono molto importanti, ma poi bisogna mettere in pratica quello che si legge, se no non servono a niente neanche loro. E non serve leggerli per saperle le cose, bisogna poi metterle assolutamente in pratica. Qui è evidente questo canale rialzista che stiamo vedendo, siamo su un livello di resistenza molto importante, un'area di resistenza molto importante che vede come livello superiore 1,02,70, quindi direi, vedete che c'è stata anche la tenuta, io qua remarei un attimo alla finestra, qui in realtà ci tracciamo un bel supporto, quindi direi che potremmo cercare posizioni al ribasso con la rottura di 1,01,68, mi raccomando però le conferme, perché vedete che abbiamo già avuto un falso breakout qua, quindi 1,01,68 o 69 per lo short, 1,01,68, e posizione al rialzo in questo momento non le valuterei, perché comunque sarei più propenso ad aspettare che il prezzo ritornasse praticamente su ritornasse sui livelli, questo è un livello che mi piace molto, intorno a 1,00,27 per quanto riguarda l'AUDICAD. Noi siamo short, ok? Mi auguro, ovviamente sono short sul daily, mi auguro che venga giù molto bene, anche perché eravamo bene in profitto e poi purtroppo lo scherzetto di settimana scorsa, di venerdì, ci ha portato ad andare in leggero loss. Abbiamo shortato per una questione puramente di analisi ciclica, ok? Quindi ciclicamente parlando assolutamente ci sta la possibilità, anzi ci sta l'essere in una fase ribassista su AudiCAD. Andiamo a vedere intanto Audi New Zealand, che mi è stato chiesto, anche se stiamo sforando di brutto col tempo. Audi New Zealand, dove avrò fatto qualche casino. No, ok, Audi New Zealand. Beh, Audi New Zealand anche lui in una fase di lateralità, è evidente, un super lateralone, se lo possiamo considerare e chiamare in questa maniera. Ok. Ci mettiamo in questo modo qua, così mi metterei, anche se questa è un'area più che un livello unico, è un'area praticamente di supporto e resistenza, così come questa, vedete, è brutto, cioè brutto a livelli molto spessi, no, brutto no, perché tutto sommato è gestibile dal punto di vista delle ombre. Allora, posizioni al rialzo, direi con la rottura, due posizioni al rialzo, rottura di 1,0798, quindi quella più classica di Audi New Zealand, 1,07 e 98, devo ora aggiornare anche sulla Audi NZD il file che invio agli iscritti con i livelli di questa sera, Audi New Zealand, e quindi long con la rottura di 1,0798, in realtà potremmo anche allungare la tenuta di 1,0577, quindi il livello praticamente su cui ci troviamo in questo momento. Invece posizione al ribasso, beh, semplice da vedersi, rottura di 1,0533 e avremo parecchio spazio, potremmo farci una settimana intera praticamente di ribassi, occhio al tasso di interesse sull'australiano, ok? Quindi con la rottura di 1,0533 a rimbalzo, posizioni di corte si potrebbero 0,533 tranquillamente andare, a mio avviso, a ricercare. Andiamo a vedere adesso il dollaro contro il messicano, USD MXN,
dollaro messicano, c'è stata la rottura e la tenuta però del livello di 19.09, in realtà ha rotto 18.98.07, ha tenuto il 19.09, vedete sta cercando di rompere, sembrerebbe, occhio ai tassi di interesse sull'australiano, non ho visto sul messicano se ci sono notizie. Se sentite tossire vi chiedo scuse al mio cane che purtroppo non sta bene, povera bestia. Quindi posizione al rialzo con la rottura di 19.09, retest e presa di posizione al rialzo. L'ho già portato dal veterinario ieri notte, mi sa che questa notte ci ritorno, anche se non c'entra nulla, ma i miei cagnolini sono la mia vita. E invece posizione al ribasso con la rottura di 18.99 e il suo retest e presa appunto di posizioni ribassiste. 8.99. Domani PIL del messicano? Grazie Giampiero, non ho guardato e quindi tanta attenzione sicuramente per domani per il PIL del messicano. Ti ringrazio della comunicazione, grazie mille. Per quanto riguarda il gold, Salvatore, poverello, è appena arrivato, l'ho appena adottato da una situazione veramente brutta, anche se è stato preso e curato bene dalle volontarie, è arrivato su dalla Calabria dove c'è il problema dei cani randagi, purtroppo si vede che ha patito, era magro quando è arrivato, ha patito tanto magari di freddo prima, questo problema ai polmoni, poverino, speriamo che si possa sistemare. Allora, per quanto riguarda posizione al ribasso, rottura di 1245.58 per quanto riguarda il gold, molto conservativi, però visto che ci sono questi livelli che rompono un po' le scatole, aspettate, cancellate quello che ho detto, da una pulita per evitare di dire sciocchezze, voglio essere sicuro, perché magari in mezzo c'è qualche livello daily, qualche altro roba o esperimento che ho fatto, o perché no, anche livelli spostati senza volerlo, quindi vediamo di fare le cose come vanno fatte. Ok, beh sì, i livelli sono rimasti gli stessi. Quindi direi rottura. Io cercherei posizione al ribasso con la rottura di 1266.53 per il gold, 1266.53, che è questo qui. Grazie davvero Salvatore per le belle parole, quindi questa rottura. Invece posizione al rialzo, ovviamente, semplice da vedere, rottura di 1282.73. E qua si potrebbero cercare configurazioni rialziste 1282.73. Ho fatto un casino. 1282.73 e invece al ribasso abbiamo detto che era 1266.53. Avevo scritto nella colonna sbagliata, poi si invio il file con il prezzo al contrario. Sono casini. Andiamo a vedere il crude oil. Crude oil, se qualcuno di voi ha visto l'analisi ciclica che ho postato un po' dappertutto, avevamo dato lo short sostanzialmente già su quasi i massimi dello swing, lo short così è andato, l'analisi ciclica abbinata all'analisi tecnica è davvero, secondo me, straordinaria, un gran gap, c'è stata un'apertura di la bellezza di 40 centesimi, quindi tanto di dislivello, vedete che gap, che come si vede bene adesso sul time frame inferiore, sempre se va, si è bloccata la piattaforma, guardate che gran gap del genere, non fate quelli che lo longate perché il gap va chiuso, perché sono stupidaggini colossali, nel senso il gap può rimanere aperto mesi, anni, non è scritto da nessuna parte che se si forma nel giro di poco va chiuso, quindi in questo momento petrolio out, nel modo più assoluto, ok? Io rimarrei a aspettare il livello di 47.44 e il livello di 49.04, dove andremo a cercare che cosa? Su 47.44 potremmo addirittura cercare posizioni al ribasso con la sua rottura e il retest, quindi 47.44, oppure utilizzarlo anche come rimbalzo per cercare chiaramente posizioni al rialzo, stesso identico livello. Oppure potremmo cercare posizione ulteriore al ribasso con cosa? Se vedremo il prezzo rientrare a 49.04, quindi cercare posizioni short su 49.04, ovviamente aspettiamo che ci sia qualche configurazione corretta
da parte del mercato, non entriamo a banzai come piace dire a me, perché è un po' sul pericoloso andante, e posizioni long si potranno abbastanza direi tranquillamente cercare con la rottura dello stesso livello che è 49,04. Quindi sostanzialmente siamo un po' prigionieri di questi due livelli. Invece per quanto riguarda il Brent, quindi per gli amanti del trading su il Brent, short sotto 49,74, che è il livello su cui ci troviamo adesso, quindi 49,74, ormai si sono allineati come livello di prezzo Brent e WTI, quindi una rottura, un retest ci sta, mi piace da poter shortare. Posizioni a rialzo chiaramente non vanno considerate fino a una rottura di 51,74, naturalmente sempre il retest, naturalmente sono sempre livelli ma che dovete poi misurare voi, ok? Perché comunque ogni broker ha il suo prezzo, quindi un po' di differenza ci potrà essere sui livelli che noi stiamo vedendo in questo momento. Per quanto riguarda il MIB, quindi l'indice di casa nostra, rimane inviolabile il 17.411 che non vediamo violare dal giugno di quest'anno, quindi rimarrà ancora il livello a mio avviso da poter longare in caso di rottura, 17.411, e short ne andrei a valutare due, perché andrei a valutare la rottura di 16.958, quindi rottura, se funziona, grazie, rottura di questo livello 16.958, si potrebbero andare a cercare posizioni al ribasso, e invece potremmo cercare delle posizioni al ribasso anche con la tenuta dello stesso livello di 17.411, tenuta oppure rottura, falso breakout, e poi magari vedere il prezzo rientrare al di sotto del, in questo caso della resistenza che è diventata supporto, e andare a cercare posizioni al ribasso. Andiamo a vedere il DAX. Per quanto riguarda il DAX, beh, potremmo andare, è innanzitutto inguardabile anche il DAX, puliamo perché a livelli di 10 anni fa non servono a niente, perché ci creano praticamente un livello ogni millimetro sul grafico, quindi andrei a mettermi in questo modo. Qui, boh, non capisco cosa ci sia. Allora, per quanto riguarda il daily, non mi schiodo da qua, quindi mantengo come livelli da poter lavorare uno short. Ah, ecco dov'è il livello, miseria, che non lo vedevo. Guardate che regolarità, fantastico. Quindi nuovamente posizione a ribasso con la rottura di 10.642, sostanzialmente ha chiuso su questo livello 10.642, però voglio farvi notare una cosa. Questo è il vero hammer, tanto non è un mistero, ok? Questo è un vero hammer. Che cosa vuol dire che questo è un vero hammer? Un hammer è rialzista in questo caso solo ed esclusivamente come affidabilità, giusto per darvi una notiziola che dovreste sapere, quando il corpo è esattamente appoggiato su un livello, esattamente, e abbiamo ovviamente poi la sua ombra. Lo posso dire tranquillamente perché non è un segreto di Stato. Troppo spesso gli hammer vengono tradati sempre. Il prezzo scende, qui c'è l'hammer e vado long. No, non è così. In realtà un hammer long funziona meglio quando è posizionato in questa maniera. E l'indice permette di utilizzare un'analisi, cioè i pattern a candele giusti, non come si fa nel Forex, che sono completamente sbagliati, perché non hanno i gap. Questo qui è il pattern, è il modo giusto per utilizzare un hammer per andare short, ok? Quindi appoggiato su una resistenza. Vi invito, vi esorto di andare a comprare un bel libro, non guadagno a consigliare libri, manuale di analisi candlestick di Morris, lo trovate sui vari siti che vendono libri di trading, lì c'è tutto quello che dovete sapere su le candlestick, e vi accorgerete che uno, tutto ciò che è candlestick è nato per le azioni, per i futures, quindi che cosa abbiamo? Tutti i gap, quindi nel Forex i gap non esistono, se non la domenica. Da qua capite che sono stati praticamente aggiustati al mercato del Forex, del CFD, cioè del Forex, scusatemi, a leva praticamente, dove non esistono i gap, perché da un minimo avremo un massimo di una candela o il minimo dell'altra candela. Quindi i pattern che siete abituati a lavorare, lavorate nel modo giusto, quelli a una candela sola, che sono gli unici che possono funzionare in maniera egregia. Per quanto riguarda il mercato del Forex, beh, negli indici naturalmente i gap ci sono di mercato, quindi li si possono lavorare tranquillamente anche in intraday perché è tutto un gap, quindi i pattern sono reali sostanzialmente, come del resto lo sono appunto nei futures.
S&P 500, gli ho dati i livelli del DAX, sì, ho dato lo short, poi mi sono perso, vi chiedo scusa, ritorniamoci, è che a volte mi prende l'abitudine di cercare di condividere il più possibile quelle che sono le mie, neanche idee, ma le mie esperienze nate appunto da tanto studio e pratica applicazione. Operazioni long, perché no, con una rottura, occhio però, di 10.789.9, vabbè, 10.000 praticamente e 781 sarebbe, 10.817 più o meno il livello, lo vedete qua, fate veramente, ma veramente attenzione. S&P 500, e poi abbiamo finito, S&P 500, anche lui ha una giornata su, una giornata giù, c'è stato comunque con la giornata di venerdì, e a rimangiarsi tutto, guardate che roba, qui quando è uscita la news dell'indagine sulla Clinton, erano le 8 di sera, ha fatto un movimento veramente pazzesco, quindi di discesa, si è rimangiato tutto ciò che aveva fatto di guadagno con l'apertura della borsa, quindi alle, con l'apertura appunto della borsa americana. Quindi S&P direi posizioni al rialzo, guardate anche qua che bel segnale che c'è di rialzo, anche qui su un bel livello. Quindi long con la tenuta di 2119.39, lo stesso livello lo andrei a utilizzare per cercare posizioni ribassiste. Il brutto di questo dell'indice che aspettare il retest vuol dire perdere il treno per strada, però la cosa interessante sarebbe utilizzare questi livelli per fare eventualmente dell'intraday, perché io aspetterei, visto come siamo posizionati, comunque le elezioni americane prima di decidere operazioni un po' più di lungo per quanto riguarda l'S&P. Ragazzi, vi do appuntamento domani mattina alle 9, non faccio ponte, quindi domani sono operativo come al solito, così come no, martedì sarà l'unica giornata che prenderò per me, perché ho degli impegni sempre però di lavoro, quindi martedì è festa per tutti, non ci sarà l'analisi del mattino, almeno che non vediate domani sera, poi comunque lo stesso la comunicazione che farò a diretta. Quindi vi auguro una buona notte e mi raccomando, fate attenzione ai vari tassi di interesse, suggerimento mio, senza interesse alcuno, state fuori dal dollaro fino a dopo le elezioni americane. Vi ringrazio di avermi seguito, ciao a tutti quanti e per chi di voi ci sarà, a domani mattina alle 9 per le analisi intraday. Ciao ciao!